È sgradevole vivere su un palcoscenico che è occupato permanentemente dagli imbonitori, dai venditori di tappeti, dai ciarlatani, da coloro che con grande impudenza oggi sparano cifre mirabolanti, 4 milioni di posti di lavoro. Credo che il lupo perde il vizio ma non il pelo. Eccolo il lupo berlusconiano che torna ad azzannare un'Italia spaventata, ed è un'Italia che è stata mortificata dalla destra. Io mi sono permesso di fare una proposta non shock, ma una proposta seria, sobria e immediatamente fattibile. Nettizziamo dai vincoli del patto di stabilità le spese per investimenti. Liberiamo quei 67 miliardi di euro dei fondi FAS e dei fondi del FESR da questo cappio al collo che è il patto di stabilità. Si possono immediatamente aprire 65 mila cantieri in Italia, senza dare lavoro, senza rispondere a questa questione drammatica che fa esplodere la paura della povertà nelle famiglie. Non si potrà neppure risalire la china del debito pubblico, della sofferenza economica e sociale del nostro paese. Il lavoro è l'antidoto alla recessione, il lavoro è l'antidoto alla crisi, ma il lavoro non può essere il coniglio tirato fuori dal cilindro dei prestigiatori. Ci vuole serietà, ci vuole anche rispetto per il dolore del paese, ci vuole rispetto per il dolore dei precari, ci vuole rispetto per il dolore dei disoccupati e ci vuole la serietà di mettere in campo proposte fattibili, credibili, che possano dare ossigeno a un'Italia in apnea.